Ogni mese attendo il sangue, impaurita, perché se arriva, significa incapacità. Sono stata di nuovo incapace di esaudire le attese altrui, che sono diventate le mie. Ero solita pensare al mio corpo come a un veicolo di piacere. Ho un mezzo per spostarmi da un luogo all'altro. Ho uno strumento per compiere la mia volontà. Potevo usarlo per correre, premere pulsanti di qualsiasi tipo, per far sì che succedesse quello che mi era necessario. C'erano limiti, ma il corpo era, ciò non di meno, agile, leale, solido, tutt'uno con me. Adesso la carne si dispone in modo diverso. Sono una nube, congelata, attorno a un oggetto centrale in forma di pera, duro e reale più di me stessa. E che riluce di rosso entro il suo diafano involucro. Dentro c'è uno spazio, vasto quanto il cielo di notte e altrettanto buio e ricurvo, sebbene rosso-nero e non nero. Puntini di luce si espandono, scintillano, scoppiano, avvicciscono. All'interno, innumerevoli come stelle. Ogni mese c'è una luna gigantesca, rotonda, pesante, un presagio. Transita, sosta, prosegue. Scompare alla vista e vedo lo scoramento venirmi incontro. Come una carestia. Mi sento vuota. Mi sento così vuota. Da capo. Da capo, da capo, da capo, da capo, da capo. Ascolto il mio cuore. Onde, onde, onde salate e rosse scandiscono il mio tempo.